Nel 1592 il botanico Prospero Alpini ritorna da un lungo viaggio in Egitto e pubblica un'opera sulle piante egiziane, De Plantis Egyptiae. Tra queste piante figura il bon, da cui gli egiziani traggono una bevanda che si può bere sia calda sia fredda, al posto del vino. Prospero scrive: loro lo chiamano caova. Questa è la prima volta che in Europa si parla di caffè. Tra 6 e 700 cominciano ad aprire i primi coffee shop a Venezia e da lì si diffondono in tutta Europa. Nel 1686 Francesco Procopio, un siciliano emigrato a Parigi, apre davanti alla Comédie Française il Caffè Procopio, ai cui tavoli poteva capitarti di incontrare Marat, Robespierre e un giovane Napoleone. I caffè diventano subito un luogo di ritrovo per diverse classi sociali, un luogo di dibattito culturale e politico. Il caffè Florian, aperto a Venezia nel 1720, è frequentato da Goldoni, Canova, Parini, Ugo Foscolo. Il caffè arriva anche in Germania. A Lipsia il primo caffè fu Zum Kaffeebaum, che esiste ancora oggi. Ma già nel 1725 avevano aperto altri 7 caffè, in cui si discuteva di politica, arte e si ascoltavano concerti. Tra questi caffè a Lipsia c'era il famoso caffè Zimmermann, in cui una volta a settimana, per 2 ore il venerdì sera, si esibiva Johann Sebastian Bach. Bach a Lipsia era cantore alla chiesa di San Tommaso, istruiva i ragazzi del coro e componeva musica per celebrazioni religiose e civili. Ma una volta terminato il servizio in chiesa, te lo ritrovavi al caffè Zimmermann, con gli stessi musicisti impiegati nelle sue cantate sacre, intento ad eseguire un concerto per clavicembalo o una cantata profana, satirica. Nel 1729 Bach assume la guida del Collegium Musicum, un'istituzione formata soprattutto da giovani studenti e fondata da un giovane musicista studente di legge, Telemann. Negli anni il Collegium era diventato un'istituzione a Lipsia. Gli studenti si esibivano all'università e nei caffè, gettando le basi di quello che diverrà il concerto pubblico nel secondo Settecento e la sala da concerto. La musica profana nei caffè di Lipsia diventa un aspetto importante dell'attività musicale di Bach. I'll just have a cup of coffee. Beer it is. No, I said coffee. Beer. Coffee. Beer. C-O. Beer. Ma le autorità religiose di Lipsia non vedevano di buon occhio i caffè. Non solo perché nei caffè circolavano le idee nuove del Settecento, ma anche perché erano luoghi collegati alla promiscuità. Si attribuiva al caffè delle proprietà afrodisiache e si diceva che i caffè fossero luoghi che favorivano la prostituzione, tanto che in tutta Europa alle donne era vietato di entrarvi. Il Consiglio cittadino di Lipsia, nel 1704, con un'ordinanza proibisce a tutte le donne l'accesso ai caffè, sia per lavorarvi, sia per consumare la bevanda. Bach coglie la palla al balzo e scrive una cantata profana da eseguirsi nel caffè Zimmermann con il Collegium, la cantata del caffè. Un padre ottuso e brontolone, Schlendrian, vuole impedire alla giovane figlia Lischen di bere il caffè, ma lei, che adora il caffè, fa di tutto per berlo. Il testo della cantata è scritto da Picander, lo stesso librettista della Passione secondo Matteo. La cantata inizia con un recitativo del narratore, che esordisce con un «Zitti, smettete di chiacchierare e ascoltate la vicenda!» Un incipit che ci racconta un po' il contesto, l'atmosfera che doveva esserci al caffè Zimmermann. Il burbero padre si lamenta di sua figlia. Il padre è un basso brontolone. Il suo brontolio è reso con questo ripetitivo nucleo di semicrome che attraversa tutto il brano e che è come un borbottio. Meiner Tochter Lieschen sage, gehet ohne Frucht vorbei, gehet ohne Frucht vorbei.
Il padre vieta alla figlia di bere caffè, ma lei non può vivere senza le sue 3 tazze al giorno. E canta un'aria in cui elogia il caffè, che è più dolce di 1000 baci. Nella sua aria, il suo amore per il caffè si tinge di velati richiami erotici. E la melodia vagante del flauto, che oscilla tra il tempo semplice e il composto, ha un andamento sognante e rappresenta quasi il fantasticare della giovane con la testa fra le nuvole. È un'aria chiaramente comica per via del contrasto tra la grande passione espressa dalla musica e l'oggetto per cui è espressa, e cioè una tazzina di caffè. Un'ottima pubblicità per il caffè Zimmermann. Insomma, alle donne era vietato entrare nei caffè. La matematica francese Émile du Châtelet si doveva travestire da uomo per entrare al caffè Gradot e partecipare al dibattito culturale e scientifico. Tutto il Settecento è attraversato da una lotta tra i fautori del caffè e i detrattori della bevanda. Insomma, in Europa si diffonde questa pianta straordinaria e, nonostante piaccia a tutti, molti si prodigano per sottolinearne la supposta pericolosità. In pieno 600, Simon Pauli, docente a Copenaghen, nel suo Commentarius de Abusus Tabacci Americanorum Veteri, mette in guardia i bevitori di caffè dagli effetti negativi sulle capacità sessuali degli uomini. Daniel Duncan, nella sua opera del 1705 Contro l'abuso di cioccolato, caffè e tè, pur riconoscendo alla pianta in questione proprietà terapeutiche, mette in guardia i bevitori contro i suoi pericoli. Lo stesso fa Zedler, Lessico universale. Il vizio del caffè, se portato all'eccesso, provoca l'impotenza negli uomini e aborti spontanei nelle donne. Nel 1695 il medico italiano Domenico Capresi, nel suo discorso sul caffè, riconosce degli effetti terapeutici, ma ne condanna l'abuso per lusso, che può essere nocivo. Negli stessi anni a Londra, madri preoccupate per i bambini organizzano petizioni contro il caffè. Perché nessuno pensa ai bambini? Carlo II con un editto cerca di renderlo illegale. Cosa che fu tentata anche in Germania e a Venezia. Insomma, anche se tutti adorano la pianta del caffè ed è assolutamente innocua, c'è sempre stata gente fifona, di solito sono tradizionalisti, che si spaventano facilmente per ogni novità. Gente come il burbero padre Schlendrian, che proibisce a sua figlia di uscire di casa e minaccia di non comprarle più quello che vuole. Ma la figlia va bene, purché possa bere il suo dolcissimo caffè. Il padre è furibondo e esprime la sua rabbia in un'aria che ha un basso infernale, cupo e contorto. Alla fine la figlia raggira il padre, si sposa e va via di casa, ma inserisce nel contratto matrimoniale la possibilità di bere tutto il caffè che vuole. La cantata si conclude con un coro su come le donne di tutte le età amino bere il caffè e che è impossibile biasimarle per questo. Detto questo, io vi saluto e vado a gustarmi un buon caffè. Ci vediamo nel prossimo video. Avete notato che io dico sempre video? Fateci caso, finora ho sempre detto video. Finalmente, prometto che da oggi dirò video.